Eradicata nel 2002, ma sono migliaia in Italia le persone malate che non poterono vaccinarsi, per cui non ci sono cure mirate. Parla Stefano Mancuso, lo scienziato che studia l'intelligenza delle piante. Con loro salveremo il pianeta, ma dobbiamo subito riempire di alberi le nostre città. E la ricerca di base, non quella finalizzata a rispondere alle grandi domande dell'umanità. Il direttore del Weizmann Institute, fra i più avanzati al mondo. Buon pomeriggio dal TG Leonardo, il telegiornale della scienza e dell'ambiente. Non bisogna abbassare la guardia per la poliomielite, anche se in Italia il virus non circola più dal 2002. Il vaccino resta l'unico baluardo contro una malattia che fino agli anni 60 colpiva e paralizzava migliaia di bambini ogni anno. Nella giornata mondiale della poliomielite parlano i testimoni del tempo in cui il vaccino non c'era e che stanno vivendo una nuova malattia causata dal virus e negata dal sistema sanitario nazionale. Silvia Rosa Brusin. Proprio io ho la fotografia che mostra proprio il passaggio della poliomielite, cioè da quando sono sana, che sono in montagna, che cammino, poi l'uso di una stampella, poi l'uso di tutte e due le stampelle e poi la carrozzina. Sono del 1945 e all'epoca non c'era vaccinazione. Per cui all'età solo di 14 mesi ho preso la polio. Io mi chiamo Marina, sono del 55, ho preso la polio nel 57. Io mi chiamo Gigliola, ho 72 anni, sono del 47 e ho avuto la polio nel 48. Io penso che quel tempo là il vaccino non esisteva ancora. Al Museo della Medicina di Padova i sopravvissuti della poliomielite guardano le foto della loro storia. Il vaccino antipolio, il primissimo Salk, venne adottato nel 57, poi arrivò il Sabin con poliovirus attenuato nel 1964. Nel 66 la vaccinazione antipolio divenne obbligatoria, ma per queste persone, come per decine di migliaia di altre, i vaccini non arrivarono in tempo. La vaccinazione di massa fu un enorme successo, ma non tutti ebbero la fortuna di vaccinarsi. Questo è il polmone d'acciaio. Il poliovirus paralizzava i muscoli, riducendo anche la capacità respiratoria. L'80% di chi contrasse la poliomielite adesso vive una seconda fase della malattia, la post-polio, perché il virus continua i suoi danni nel tempo. Fino a 20-25 anni fa io camminavo con l'appoggio di un bastone e poi siamo passati alle stampelle e adesso siamo arrivati in carrozzina e fare anche due passi con le stampelle è molto faticoso. Dati certi non ce ne sono, ma almeno 70.000 persone sono affette da post-polio. Un paradosso, ufficialmente la malattia non esiste. Noi abbiamo anche fatto una lettera al Ministero chiedendo spiegazioni, chiedendo che la poliomielite venga iscritta nell'elenco delle malattie invalidanti o come polio o come post-polio. Però appunto la risposta è che non possono inserire la poliomielite nelle liste delle malattie del Servizio Sanitario o dei LEA perché è stata debellata e dal 2002 l'hanno dichiarata appunto l'Italia, l'Europa e tutti i paesi insomma, sono stati dichiarati polio free. Per cui dobbiamo solo accontentarci di quello che ci danno come invalidi civili. Però se io fossi ammalata, per chiarire, se io fossi ammalata di sclerosi multipla o fossi ammalata di un'altra malattia, la distrofia muscolare, io sarei curata per la sclerosi multipla o per la distrofia muscolare. Noi che siamo superstiti della polio non siamo curati come superstiti della polio. Questo è il problema.
code, folle e molto entusiasmo al Festival CUM di Ancona, diretto dal filosofo Massimo Recalcati, per ascoltare il pensiero di scienziati e intellettuali che parlavano delle origini della vita, ma anche della sua fine. Uno di loro, Stefano Mancuso, che dirige all'Università di Firenze il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, ha parlato di come le piante, la fetta più grossa della vita sulla Terra, possano essere nostre alleate nel salvare la vita sul pianeta, se ci muoviamo però molto in fretta. Ascoltiamolo insieme. Le piante sono uno straordinario esempio da seguire per il nostro futuro. Se pensiamo che da sole rappresentano l'85% della vita, mentre gli animali sono soltanto tutti insieme, soltanto lo 0,3%, possiamo capire come le piante nel corso della loro evoluzione siano stati molto più efficienti di noi nel resistere alle avversità dell'ambiente, nel colonizzare il pianeta. L'anidride carbonica nell'atmosfera prodotta dalle attività umane aumenta in maniera costante e questo aumento provoca un riscaldamento del pianeta. Ma c'è qualche cosa che possiamo fare subito, immediatamente: piantare alberi dappertutto. Recentemente un modello del Politecnico di Zurigo ha mostrato come 1.000 miliardi di alberi potrebbero portarci a una quantità di anidride carbonica a livelli preindustriali. Sembrano tantissimi, ma nel pianeta c'è lo spazio per piantarli e il costo per farlo è comunque ordini di grandezza inferiore a quello di qualunque altro tipo di soluzione che possiamo immaginare per ridurre l'anidride carbonica. Io direi di più: poiché l'80% dell'anidride carbonica è prodotta in ambiente urbano e poiché le città rappresentano soltanto l'1,6% delle terre emerse, è proprio lì che dobbiamo intervenire, cioè noi dobbiamo coprire le città di piante, di alberi, non soltanto nei luoghi deputati, quindi nelle aiuole, nei parchi, lungo i viali, eccetera, ma dappertutto. Qual è la